Chiamiamo il video di il regista di Schindler's List, Steven Spielberg. Allora, abbiamo avuto difficoltà a trovare un video sul negazionismo e questo per me è una grande fortuna. Cioè, sì, siamo sì. Ma perché secondo me girano più su Facebook. Queste cose tipo faccia di libro, tipo sì. Post, immagini, sì. Tipo questo non è mai esistito, sì. Più che video veri e propri. Sì, ma anche perché penso che YouTube non lo so se glieli segnano. Secondo me sicuro, garantito. Vengono perché lo è abbastanza grave una cosa del genere, lo quindi ne parlano per diffondere, cioè dire che esiste questo negazionismo, però non sono negazionisti. Abbiamo trovato un video di un nostro vecchio conoscente, Serafino Massoni, che spero non parli di sperma. Del vostro sperma. Del vostro, ma facciamo fatica. Perché noi no, veniamo da lontano. Che porca l'ho sentito! Che porca l'ho sentito! Questo si intitola di 11 anni fa Olocausto, Shoah, negazionismo. Io non faccio il chuck. Azione. Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Questo è un video un po' strano. Lo sappiamo anche noi, grazie. Perché ogni tanto si può anche perdere la pazienza. Sì. C'è un personaggio della Bibbia che mi pare che perse la pazienza. Ed era famoso per la pazienza. A voglia, se non un blogger che risponde al nickname di Lent77CV, che ha aggiunto un commento al mio video, Shoah e negazionismo. E egli ha scritto: l'ha stampato. Chiama l'autentico olocausto, quello del vero agnello, non potrà che aborrire la menzogna olocaustica. Quello del vero agnello Gesù, che sarebbe un olocausto vero, e quello degli ebrei della Shoah. E mi dispiace, dicendo che si tratta di per una menzogna olocaustica. Ripeto, chiama l'autentico olocausto. Marketing dell'olocausto di Paola Migliorino, 12 anni fa. Scusate, da circa 60 anni a questa parte. A chi serve l'olocausto? L'industria mediatica occidentale, in particolare, ripropone in tutte le salse, dobbiamo dire, la storia dello sterminio di 6 milioni di ebrei da parte dei nazisti. Scusami. È evidente che è stata una tragedia di proporzioni grandissime. Direi. È evidente che tutto dello sterminio degli ebrei nei campi di concentramento nazisti. Perché non si parla mai dello sterminio dei curdi da parte dei turchi e da parte degli iracheni? Sterminio che ha causato anche quello. È finito così. Mi sento male. Abbiamo sprecato tempo della nostra vita. Software. Se notate che è specializzato in software. Quello è l'importante. L'importante è che sei specializzato in software. Specializzato. Ce ne diamo un altro o ci beviamo questi? E ce li dividiamo. Prima. Sì, lo voglio blastare. Il motivo per cui non parlano dei armeno dei curdi, degli armeni, semplicemente perché, come l'ho detto, è successo prima. E non sono più sopravvissuti, perché quando lo dico lo dice che parlano degli ebrei perché invitano a un sopravvissuto, tipo Liliana Sangre, per esempio, no? La invitano... per fortuna ci sono stati sopravvissuti per quanto riguarda gli ebrei. Per fortuna, però c'è una cosa, scusami se ti interrompo, una cosa fondamentale. Stanno morendo tutti di vecchiaio. Tra 5 anni non esisteranno più. Eh beh, ovvio, beh, normale, una cosa normale, anzi... E tra 50 anni, passato, e tra 50 anni sarà dimenticata perché non ci saranno più sopravvissuti. No, beh, saranno i nipoti che racconteranno. Non è più la stessa cosa. No, un testimone diretto non è più beh, la stessa a parte cosa. Che la pelle d'oca proprio. Una cosa fondamentale che io vorrei parlare, noi tre, e sono sicuro di noi tre, appena dico questa cosa, quando eravamo bambini guardavamo Settimo Cielo, ovvio.
C'era una puntata che parlava del negazionismo. C'era una puntata. Know, e c'era il padre di un bambino della classe di Simon, se ricordo quando male. Era piccolo, quindi le prime stagioni, mi pare. E lui praticamente c'era il genitore di questo qui e dice no, la Shoah non è esistita. E poi hanno portato una nonnina che aveva il tatuaggio. Sì. E lei raccontava la storia della rampa in cui, mi ricordo, sì, c'era questa scena. La mia era ebrea, mi sembra. Non era ebrea, era cattolica. Era protestante. Era protestante. Protestante. È cristiano, ma non è cristiano. E raccontava la storia della rampa di destra e sinistra, che un verso era vivo, un verso era addirittura nelle camere a gas. Comunque un sacco di storie ghiaccianti. Ragazzi, riusciamo a trovare un video che... soddisfi le nostre esigenze di video, però sono contento che si parli in ogni caso di Shoah comunque. Poi comunque considera anche il fatto che quello degli armeni, gli unici sopravvissuti diretti non ce n'è, ma sono solamente... Non ce n'è ora! Ora, però ci sono i sopravvissuti, cioè i figli, magari dei figli di quelli che hanno... E su comunque di origini che provenivano da là, che sono fuggiti, sono andati verso l'America, verso... Sì, per finire con questo video... Ok, finiamo il video di il regista di Schindler's List, Steven Spielberg. Vado col video per finire in bellezza. E poi ci beviamo il sciottino. Io direi di berceli mentre... Hello, I'm Steven Spielberg. And history has taught us many hard lessons. And the most painful are often the easiest to forget and the most important to remember. Which is why we must never forget the Holocaust and we must never forget its victims. We all want to be recognized as individuals, and yet we are sometimes too quick to generalize about others because of their appearance, their religion, or their cultural background. And such generalizations by themselves can be harmless enough, but by ignoring a person's unique and individual character, we move one step closer to denying his or her humanity, which is precisely what happened to millions of people during the Holocaust. What began with stereotyping ended with genocide. Now, not all stereotyping ends in genocide, but all genocides depend upon stereotyping. And we can never reverse the failures of the past, but we can't avoid repeating those failures by learning to understand that the victims of the Holocaust were people like us, rejoicing in life's happiness and suffering its pain. A precious few of them survived an attempt to exterminate them and lived long enough to recall their life stories for the cameras and microphones of the Shoah Foundation. In 1994, I established the Shoah Foundation in order to give Holocaust survivors and other witnesses a way to share their life stories with the entire world. So we traveled to 56 countries and interviewed tens of thousands of individuals, including more than 400 here in Italy. Each testimony is precious because each tells a story unlike any other. Yet collectively, the testimonies convey a powerful message. As profoundly horrific and as personally tragic as the Holocaust was, the message of survivors is also a message of hope. One that affirms the dignity of the individual, the value of courage in the midst of complacency, and the power of life over death. It's been my dream to preserve the memories of Shoah survivors and other witnesses. Sharing their message has been my passion for the last over 10 years, and it brings me great joy to know that the testimonies of 50 Italian survivors have been entrusted to the Toscana Film Commission, joining other collections of testimony at the Central State Archive in Rome and throughout all of Italy. Anyone who wants to can view these testimonies, and I am grateful to the Commission for honoring their lives by making their stories available to the public. This International Day of Remembrance represents a new opportunity for all of us as a civilization. It indicates that perhaps we are finally willing to confront the past, and it shows that we are determined to overcome intolerance. And though I can't be with you in person
at the Mandela Forum. I am so deeply honored to be invited and look forward to visiting Tuscany in the future. So thank you very much. Prego. Ciao. Da italiano lo... Non mi tasti tu. Lo so. Cioè, prego. Da italiano lo... Dovevi invitare. Non mi tasti tu. Allora, io avrei tantissimo da dire sull'olocausto, quindi non aggiungo più io di quello... quello che ha detto Spielberg è abbastanza. Io direi di concludere semplicemente con un minuto di silenzio. E basta. È finito qua l'episodio. E invitare le persone a seguirci per il nostro episodio speciale. Un minuto di silenzio e basta. E vabbè, mi sembra doveroso. Prossimo episodio.